Emily Ratajkowski in Marocco, la location è da sogno. Una meravigliosa creatura in una fantastica location in Marocco, Emily Ratajkowski sembra una splendida principessa orientale, mentre si prepara a sensualissimi shooting fotografici. Non c'è che dire, la ragazza è il fiore di Marrakech. Emily Ratajkowski splendida in Marocco, e che location! Una modella davvero molto impegnata, Emily Ratajkowski non si ferma un attimo e vola in Marocco dove la attendono nuovi shooting fotografici dopo quelli della Milano e della Paris Fashion Week. La californiana, dalla pelle olivastra e l'aspetto meravigliosamente esotico, è perfetta per questa nuova location, che le ha dato il benvenuto a Marrakech. Gli spazi sono meravigliosi, fiabeschi, richiamanti lo stile orientaleggiante da Mille e Una Notte. Dagli scatti condivisi da Emily su social, vediamo scorci di rara bellezza nella magione che la ospita per i suoi magici scatti, un cortile con giardino pensile si lascia invadere da un albero verdeggiante, impreziosito da lanterne che fanno ombra sugli arredi da esterno. Al centro dell'open space vediamo una fontana in pietra, attorniata da romantici candelabri in oro, ma cambiamo visuale, eccola Ratajkowski in tutto il suo splendore, appoggiata a una delle caratteristiche porte ad arco acuto, finemente decorate su transetto e parete. Uno stile arabeggiante, dunque, che avvolge l'atmosfera di una luce magica e misteriosa ed Emily, con il suo charme, sembra una novella Jasmine che attende il suo Aladdin. E la lampada magica? In questo caso, la modella americana è circondata non da lucerne o lampade, ma da giganteschi lampadari ad ampolla, che affollano una stanza bazar molto particolare. Emily è super sexy e in topless. Non solo Emily Ratajkowski non si ferma mai e continua a viaggiare in giro per il mondo, portando la sua bellezza inconfondibile ovunque lei vada, ma non riesce nemmeno a smettere di fotografarsi in sexy topless. La modella di Los Angeles, in effetti, adora far girare la testa ai suoi fan e, anche questa volta, non si smentisce e si prepara uno scatto hot in una terra già di per sé molto calda, il Marocco appunto. Emily si appoggia delicatamente alla parete, su un terrazzo che la nasconde elegantemente con alcune piante rampicanti che scendono a cascata sull'edificio. È in questo contesto idilliaco e naturale che la Ratajkowski decide di concedersi a tutti i suoi fan senza filtri, o meglio senza veli, il reggiseno è di troppo, ma la 26enne copre con eleganza il fantastico décolleté che, a dire la verità, di recente qualcuno ha persino dichiarato troppo sexy. Sarà vero? I suoi ammiratori non se ne preoccupano proprio e continuano a sostenere le campagne da sex symbol e femminista che caratterizzano la sua pagina social. In realtà Emily, insieme ad altre personalità dello star system, come ad esempio Kim Kardashian, ha fondato un nuovo tipo di movimento rosa, diciamo così, che a differenza delle femministe di prima battuta, che spesso rifiutavano di dare evidenza al proprio aspetto fisico, prevede invece di dare libera espressione anche alla propria sensualità. Una delle cose che accomuna i due movimenti, però, pare proprio che ci sia, il rifiuto di indossare il reggiseno, anche se, forse, per motivi diversi.